chiediamo pure alla sindaca che sta arrivando a questo punto. Ma sì, già diciamo è alla guida, il leader di una squadra collaudata, è stato questo il tema di questa campagna elettorale, una continuità rispetto ai 10 anni di amministrazione Luciani, della quale, dei quali Luisa ha fatto parte a pieno titolo. Quindi un leader donna, la prima volta per un sindaco donna a Francavilla al Mare, è un avvocato che è assolutamente competente, che ho visto già lavorare, quindi affido la fascia in mani sicure. Qualcuno dice che lei adesso farà un passo indietro e andrà per altri lidi, è così? Beh, io ho il mio percorso, non lo nascondo, l'ho sempre detto, l'ho sempre dichiarato, voglio partecipare alla futura competizione regionale, c'è tempo, ma inizierò a lavorare da subito per costruire questo futuro. Allora, grazie ad Antonio Luciani, se abbiamo la pazienza di attendere ancora qualche istante, magari io provo ad intercettare, a bloccare quello che ritengo essere il figlio di Luisa Russo, vediamo se ce la facciamo. Scusami, ti posso chiedere in direttissima, proprio super diretta, tu sei il figlio, giusto? Ti chiami? Marcello. Allora, Marcello, ovviamente soddisfatto come figlio, soddisfatto anche come sostenitore, a prescindere dalla parentela o no? Molto orgoglioso di mamma, molto eccola, non sapevo di queste capacità di mamma e sono molto molto orgoglioso di aver scoperto delle capacità che non sapevo di avere e sono felicissimo per lei e soprattutto anche per Francavilla. Grazie Marcello Russo. Ecco, questo è il momento che si stava aspettando, questo passaggio di consegne simbolico ma anche proprio effettivo e pratico. E le prime parole da sindaco di Luisa Russo. Io ringrazio tutti, la squadra, chi ha creduto in me dal primo giorno, in me nel mio progetto, ringrazio anche chi non ha creduto in me all'inizio, quindi grazie davvero, abbiamo fatto un lavoro straordinario. Sono la prima donna sindaco, questa cosa mi inorgoglisce, mi onora, e però mi dà anche un grande senso di responsabilità nei confronti della città, ma vi prenderò tutti per mano, prenderò tutti per mano e costruiremo insieme il futuro di Francavilla. Tutti insieme. Anche con il miglioramento laddove ce n'è bisogno, cambiando qualcosa, ma il metodo è quello che abbiamo già avviato 10 anni fa e dobbiamo proseguire in questa direzione. Lo farò rasserenando gli animi, rasserenando il clima, lavoreremo tutti insieme e quindi mettiamoci, già da domani sarò al lavoro, tutti insieme lavoreremo e sicuramente faremo bene per la nostra città.